Le vorrei chiedere innanzitutto, sulla base del suo inserimento nell'organizzazione che abbiamo descritto, delle sue frequentazioni con soggetti anche di Cosa Nostra, lei, oltre a conoscenze su reati da commettere nel catanese per conto dell'organizzazione, ha avuto mai occasione di avere notizie su più generali strategie di politica criminale di Cosa Nostra, che andassero al di là dei reati da commettere nel catanese? Io ho avuto notizie in tal senso, e in particolare verso la fine del 1991, gli inizi del 1992, si parlava, mio zio mi raccontò che vi era stata una riunione in provincia di Enna, dove si erano riuniti tutti i vertici delle varie famiglie esistenti in Sicilia. Lui in particolar modo mi disse che aveva partecipato a questa riunione direttamente il Santa Paola per quanto riguarda la famiglia, la nostra famiglia si diceva all'epoca. E questa riunione era direttamente, vi era in questa riunione, era presieduta da Salvatore Reina. Siccome già c'erano stati dei problemi, loro sapevano che c'erano dei problemi all'interno dell'organizzazione, sia a livello investigativo e sia a livello che già c'era stato il maxi processo che non si era potuto sistemare, e non so, loro avevano informazioni che le cose per l'organizzazione si stavano mettendo un poco male e quindi bisognava fare degli atti per far sì che la popolazione si ribellasse e facesse pressione sulle istituzioni e sullo Stato, e in modo che lo Stato era costretto a scendere a compromessi con quelli che mettevano in atto queste operazioni. Signor Malvagna, approfondiremo di qui a breve nel dettaglio il contenuto di questa riunione per quanto è sua conoscenza, però io prima le vorrei fare delle domande per approfondire meglio quello che lei sa sulla riunione in sé. Innanzitutto, ha detto già, gliene ha parlato suo zio Pulvirenti, giusto? Di questa riunione. Ne ha parlato Giuseppe Pulvirenti. Pulvirenti Giuseppe aveva partecipato a questa riunione? Lui personalmente no. Come ne aveva partecipato il Santa? Prego, sì, come l'aveva saputo? L'aveva saputo perché aveva partecipato a questa riunione il Santa Paola, e il Santa Paola al rientro chiamò i vertici dell'organizzazione, fra cui anche il Pulvirenti, e lo mise al corrente dell'oggetto di questa riunione. Quando Pulvirenti le dice, con la massima precisione possibile, se è in grado di farlo, quando Pulvirenti le dice in che occasione, in che momento storico, che c'era stata questa riunione? Ma adesso i miei ricordi sono lontani nel tempo. Io, se non vado errato, siamo agli inizi del 1992, adesso non ricordo se siamo a gennaio, febbraio, marzo, non ricordo di preciso la data precisa. E quando Pulvirenti agli inizi del 92 gliene parla, le parla di una riunione accaduta, verificatasi quanto tempo prima? È in grado di dirlo questo? Ma il tempo prima non lo so, lui mi parlava di poco tempo, 10 giorni, 15 giorni, un mese massimo. Di preciso non mi specificò la data quando venne fatta, mi disse che è stata fatta lì in provincia di Enna. Difatti io gli dissi: ma come mai in provincia di Enna? E lui mi disse: guarda, la provincia di Enna più volte è stata scelta per queste questioni così importanti, in quanto è facilmente raggiungibile dagli altri componenti, e poi è una provincia molto poco controllata dalle forze dell'ordine e territorialmente si presta bene per questo tipo di attività, di riunioni. Ma per quanto a sua conoscenza, era usuale che Santa Paola Benedetto in persona partecipasse a queste riunioni, a questo tipo di riunioni? No, succedevano di rado queste riunioni. Senta, Pulvirenti le dice anche, se ho capito bene, che la riunione era presieduta direttamente da Salvatore Rina, è giusto? Sì, sì, mi dice che c'era direttamente, lui diceva zio Totò, perché noi come famiglia catanese ci riconoscevamo come gli amici di Palermo più vicini. Quando si parlava degli amici di Palermo si parlava delle persone appartenenti alla famiglia di Dottore Ina. E Pulvirenti le ha riferito qualche frase testuale, qualche passaggio testuale dell'intervento di Salvatore Ina in quella riunione? Sì, mi ha riferito che Salvatore Reina ebbe a dire
Bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace. Questa è una frase che aveva pronunciato direttamente Salvatore Riina in quella riunione. Sì, è una frase che aveva pronunciato direttamente Salvatore Riina in quella riunione. Ma Riina, sempre per quanto è a sua conoscenza, spiegò anche in che modo si doveva fare la guerra, in quali atti si sarebbe manifestata e concretizzata questa strategia di guerra? Sì, come mi spiegò mio zio, già loro a Palermo avevano avviato, i primi fondamenti di queste operazioni che dovevano essere fatte, perché si parlava non solo di atti di sangue, si parlava anche che dovevamo fare una pressione psicologica nei confronti di gente delle istituzioni, dovevamo creare una squadretta di persone stipendiate che non dovevano commettere reati, possibilmente dovevano essere incensurati, persone che venivano pagate soltanto per acquisire informazioni nei confronti di personaggi, scusate, personaggi politici e istituzionali, alla quale bisognava fare sia degli atti dimostrativi e sia degli atti veri e propri attentati. Poi li approfondiamo dopo bene quelli che erano appunto gli incarichi dati a voi dopo questa riunione, ma restiamo sempre al contenuto della riunione sulla base di quello che le è stato detto da suo zio Pulvirenti. Io volevo sapere un'altra cosa, fu detto, esplicitato nel corso della riunione quali erano le cause di questo cambiamento di strategia, che cosa era cambiato, perché bisognava fare la guerra per poi fare la pace, le è stato detto questo? Ma di preciso non mi è stato detto. Mio zio mi ha spiegato che erano venuti meno degli agganci che a Palermo avevano, cioè le persone che avevano fatto delle promesse non le avevano mantenute, e in particolare parlava di zio Totò, era molto arrabbiato e quindi aveva deciso di mettere in atto questa strategia, loro dicevano, a tipo libanese, tipo i colombiani, un attacco frontale per fargli vedere che loro meritavano, erano capaci di destabilizzare anche la popolazione. E lui mi parlò di una cosa, tipo una cosa che poi doveva anche confondersi questa cosa, doveva confondersi che non dovevano capire niente se era mafia, se era ritornato il terrorismo, tutte queste cose così, mi ha detto questo qua. E quando le hanno parlato di questi agganci, come li ha definiti, che erano saltati, le è stato detto qualcosa di più specifico? Cioè, le è stato detto da chi erano rappresentati questi agganci? Ma da chi erano rappresentati nello specifico non mi venne detto, non mi venne detto nello specifico. E lei con suo zio Pulvirenti, innanzitutto le chiedo se commentò questa frase di Riina a cui ha fatto riferimento prima, bisogna fare la guerra per fare la pace, ma poi soprattutto, visto che la prima parte della frase in qualche modo ce l'ha già spiegata, se commentaste la seconda parte della frase, che cosa intendeva Riina con quel per fare la pace? È stato oggetto di commento con Pulvirenti o con altri soggetti alle noti e affiliati a Cosa Nostra? Sì, la commentai con Pulvirenti, ma la frase in se stessa già spiegava tutto, perché lui mi disse: vedi caro nipote, Cosa Nostra ha avuto diversi periodi di crisi, ma ciò non toglie che ha sempre vinto lei, anche negli anni passati quando ci sono state delle difficoltà, i problemi si sono risolti facendo delle azioni non come queste che si stavano preparando, ma delle azioni simili a queste di qua, facendo degli omicidi, facendo degli attentati. Senta, fu sulla base di quello sempre che lei ha saputo su questa riunione, lei ha accennato prima anche a un proposito di confusione, ma nel dettaglio io vorrei sapere da lei questo: per quanto è a sua conoscenza, nel corso di questa riunione di Enna, fu deliberato da qualcuno o proposto da qualcuno di rivendicare l'azione da porre in essere con qualche sigla? Sì, direttamente il Salvatore Riina, come dicevo prima, siccome si doveva fare
un po' di confusione, che non si doveva capire da dove provenisse tutto questo terremoto, disse di rivendicare qualsiasi cosa con una frase, la cosiddetta, dovevano essere rivendicate con, dicendo che chi metteva in atto queste cose faceva parte della falange armata. Questa fu quindi una richiesta di Salvatore Riina. Fu Salvatore Riina a proporre in quella sede di rivendicare gli attentati con la sigla falange armata? Sì, sì, si dovevano fare queste cose e rivendicarle con questa sigla di falange armata. Ma lei l'aveva mai sentita Infatti, nominare poi, prima? Sicuramente in seguito me lo chiederà lei. E io mi sono subito attivato a cominciare a reperire personale, possibilmente incensurato, e a cominciare a far fare delle telefonate di minaccia al sindaco di Mister Bianco, all'allora sindaco di Mister Bianco, Nino Di Guardo. Guardi, ci arriviamo a breve a questo, restiamo un attimo, sì, alla riunione, ci arriviamo, approfondiamo questo punto della rivendicazione con la sigla falange armata e della decisione presa. Quindi fu una decisione presa da Riina. Lei o suo zio Puldirenti, in quel momento, cioè nei primi mesi del 92, avevate mai sentito parlare della sigla falange armata? No, io mai. Quindi era una sigla sconosciuta a lei e ai componenti della sua organizzazione criminale? Che io sappia, sì, era la prima volta che si sentiva dire. Lei commentò con, cioè si chiese il perché di questa decisione di rivendicare gli attentati con la sigla di falange armata? L'ha commentata questa scelta con Pulvirenti o con altri? No, ne ho parlato con Pulvirenti e Pulvirenti mi ha detto: se zio Totò ha deciso così è perché sa quello che sta per mettere in atto. Le faccio una domanda difficile, ma credo che lei possa comprendere la differenza che le pongo, l'alternativa che le pongo. Per quanto lei sa, anche alla luce delle conversazioni successive, l'utilizzo di questa sigla, lei ha detto finora utilizzata per confondere, per depistare, ma l'utilizzo di questa sigla aveva anche una finalità di destabilizzare, oltre che di depistare e confondere? Ci sono elementi di fatto a sua conoscenza che possono indurla a ritenere questa cosa? Ma lui mi disse che loro dovevano credere che fosse ritornato in atto tipo un gruppo terroristico. E lui in tal senso mi disse che una strategia usata dai libanesi e dai colombiani quando sono stati attaccati nell'ambito della guerra che c'è stata, diciamo, con le istituzioni per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti. Perché questo poi sembrerebbe riferito alla finalità di confondere. Io le faccio questa contestazione più che altro per poi farle una domanda di precisazione. Nel corso del verbale che lei ha reso alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 20 febbraio 96 e che, lo dico per le difese, è depositato agli atti di questo dibattimento nella forma di richiamo testuale nella sentenza di Capaci, che è agli atti, ma è un richiamo virgolettato. La pagina è 927 della sentenza di Capaci, che riporta il virgolettato di questo verbale. Lei disse, il Pulvirenti mi disse che questa strategia poi doveva essere rivendicata con una parola, la cosiddetta falange armata, perché la finalità di questa strategia era un po', diciamo, la destabilizzazione. Allora, no, non è un contrasto totale con la sua risposta, ma io le vorrei chiedere questa precisazione. Lei quindi distingue destabilizzazione da confusione, da depistaggio? E se sì, che cosa voleva intendere e sulla base di quali elementi parlava di finalità di destabilizzazione? Io ho detto destabilizzazione perché la finalità primaria era questo, destabilizzare l'Italia, nel senso che bisognava spaventare l'opinione pubblica, che la gente si doveva ribellare a queste cose, in modo che le istituzioni avrebbero perso la faccia. Questo era inteso come destabilizzazione, è quello che mi è stato spiegato da Pulvirenti. Lei è in grado di dire se questa sigla proposta da Riina in quella riunione fosse stata indicata a Cosa Nostra o a Riina da qualcun altro? È in grado di dirlo? No, non sono in grado di dirlo. Lei sa se
o in vista della riunione di Enna di cui stiamo parlando, o comunque in vista di questo mutamento di strategia, Cosa Nostra consultò anche soggetti non affiliati a Cosa Nostra, soggetti esterni? Sa se ci furono consultazioni esterne? Io questo non lo so. So che poi successivamente ci sono stati dei contatti, personaggi che cercavano dei contatti, e personaggi che dicevano di essere dei servizi segreti, che cercavano dei contatti, gli avevano fatto una proposta che poi è stata mandata a dire a Palermo di questa cosa, e Palermo ci ha detto assolutamente di non di lasciar perdere, di non portare avanti questo discorso. Questo dopo quando? Ci specifichi, visto che insomma ci siamo arrivati... anche specificare un po' i soggetti, perché è stata una frase priva di soggetti che vorremmo A questo punto approfondiamo bene questo argomento che ha appena introdotto. Quanto tempo dopo ha saputo questa cosa, e se ci può dire tutti i dettagli su questi soggetti e da chi le è stato riferito soprattutto questo avvicinamento? Allora, per quanto riguarda noi, c'è stato questo avvicinamento nella fine e poco tempo dopo la strage del dottor Borsellino. Siamo tra agosto e settembre del 1992. Un nostro affiliato, un certo Scorciapino Michele, tramite un suo cugino imprenditore, venne a riferire che vi era una persona che faceva parte delle istituzioni che voleva avere un contatto o con Santa Paola o con Pulvirenti. So che ci sono stati degli incontri tra questo Scorciapino Michele e tra Salvatore Grazioso, il quale Salvatore Grazioso era il capogruppo nel gruppo dove era inserito Scorciapino Michele. Quindi Scorciapino e Grazioso hanno incontrato questa persona? Che io sappia, sì. E questa persona ha detto delle istituzioni, ma è in grado di delimitare meglio questa definizione? In che senso delle istituzioni? Con quale qualifica, con quale attività? Loro dicevano dei servizi segreti, adesso non so che qualifica avesse o che cosa rappresentasse. Questa persona, quando loro la incontrarono, gli ebbe a dire che se il Santa Paola e il Pulvirenti si sarebbero consegnati alla giustizia, vi era la possibilità di fargli evitare il carcere duro, di fargli alleviare le condanne, e dopo condanne pesanti, e dopo poco tempo fargli ottenere gli arresti domiciliari, e dicendo che questa proposta veniva direttamente dalla gerarchia delle istituzioni. Adesso io non gli so dire da chi proprio, lui dice parlava per conto dello Stato. Questa cosa è stata mandata a dire a Palermo a Totoreina, e Totoreina ha diffidato assolutissimamente a portare avanti questo tipo di trattativa con questo soggetto. Dopodiché non so che fine ha fatto questa storia. Quindi il messaggio fu riferito a Riina, ma se ho capito bene non fu portata questa persona da Riina. No, questa persona non fu portata da Riina. E queste sue conoscenze le ha avute sempre dal canale Pulvirenti? Anche queste relative alla risposta di Riina, cioè al fatto che Riina diffidasse di questa proposta proveniente da questa persona? No, questa qua non solo dal canale Pulvirenti, ma anche da Salvatore Santa Paola e da Aldo Ercolano. Ma chi è che contattò Riina, per quello che lei sa, o le fu detto? Ho sentito. Lei ha detto che fu mandata a Palermo questa notizia, fu trasferita a Palermo, ma da chi? Chi è che in particolare prese contatto con Riina per informarlo? Periodo i contatti con Palermo ce l'aveva Enzo Aiello ed Eugenio Galea. E per i palermitani chi curava questi contatti dal versante corleonese, diciamo? I palermitani dal versante corleonese venivano curati questi contatti da Antonino Gioè, un certo La Barbera e Di Matteo qualche volta, ma di più si parlava sempre, quasi sempre, di Antonino Gioè. E in questa vicenda specifica della proposta che vi era arrivata da questo esponente dei servizi, lei sa se Gioè se ne occupò? In relazione a questa vicenda specifica di trasmissione della notizia a Salvatore Riina, lei sa se fu impiegato il canale Gioè anche in questo caso?
Io so che fu impiegato sia il canale GE e so di un viaggio dove partecipò anche Pietro Puglisi, alla quale si recarono a trovare Giovanni Brusca. E questa notizia fu commentata anche con Giovanni Brusca. E per l'esattezza andò a trovare Giovanni Brusca, Eugenio Galea, Enzo Aiello e Pietro Puglisi. Poi eventualmente torniamo su questo punto, mi servo alcune domande finali su questo punto, ma riallacciandoci alla riunione di Enna, quindi lei ha detto non sa se vi fu consultazione con soggetti esterni a Cosa Nostra prima di quella riunione, però le faccio allora una domanda diversa, lei sa se quella riunione di cui stiamo parlando fu preceduta da altre riunioni sempre nel territorio di Enna che fossero in qualche modo preparatorie rispetto a questa finale e a conoscenza di questo dato? No, so che nella provincia di Enna in altri anni ci sono state delle altre riunioni concernente dei contrasti che vi erano tra membri di Cosa Nostra, ma per quanto riguarda questo argomento specifico so solo di quella riunione. Va bene. Lei ha già fatto riferimento un po' a quelle che erano le cause di questo cambiamento di strategia da parte di Salvatore Riina, ha parlato di agganci saltati e prima ha fatto anche un riferimento esplicito, se non ho capito male, alla problematica del maxi processo. Allora io le vorrei chiedere sinteticamente, lei ha avuto modo di commentare la vicenda e l'evoluzione del maxi processo con Pulvirenti o con altri soggetti del suo gruppo criminale? Io ho appreso che mentre mi trovavo a Catania in una riunione, e sentivo parlare il capo di Cina con Salvatore Santapaola che avevano già notizie ancor prima che la Cassazione si esprimesse che il maxi processo andava male. Quando? Per capire quanto prima? Guardi, io non ricordo le date precise, so che era in quel periodo, alla fine del 1991. C'erano soggetti catanesi che avevano un interesse specifico all'esito del maxi processo perché ne erano imputati? Sì, c'erano parecchi imputati, c'era anche Santapaola era imputato al maxi processo, c'era, mi sembra, Galletto Campanella e qualche un altro, adesso non ricordo. Però non è che se ne parlava soltanto a carattere personale, se ne parlava a carattere generale nell'ambito dell'organizzazione Cosa Nostra, perché loro avevano era stata una grossa botta quella del maxi processo e loro avevano, non lo so, delle informazioni che si sarebbe sistemata la cosa, invece avevano le informazioni che andava male. Prima che ancora, io mi ricordo, prima che poi c'è stata la sentenza ufficiale, loro già sapevano che andava male il maxi processo. Ma prima di questo momento, lo sapevano, non lo so. Prima di questo momento in cui cioè realizzarono che il maxi sarebbe andato male, che atteggiamento c'era all'interno del gruppo criminale al quale apparteneva nei confronti del maxi processo? Prima di questo cambiamento, di questa disillusione, c'era invece fiducia su un buon esito? Che tipo di atteggiamento avevate nei confronti del maxi? Era un atteggiamento positivo. Loro erano convinti che la cosa si sarebbe risolta. Come ho detto prima, loro dicono che... mi era stato detto che Cosa Nostra più volte aveva avuto delle problematiche ed erano state superate e loro erano convinti così. Poi quando invece, mi ricordo era inverno, era o dicembre o gennaio del 1991, si sono incupiti, erano arrabbiati e dopo sono nati tutti questi altri discorsi. Ma lei ha mai sentito parlare del tentativo di condizionare l'esito del maxi processo con la consegna di somme di denaro? No, esplicitamente questo no. Loro dicevano che il maxi processo da prima si parlava che la cosa sarebbe stata superata. Senta, passiamo ad alcune domande che riguardano quello che accade dopo la riunione. Lei lo ha già accennato prima, ora è il caso di svilupparlo meglio. Innanzitutto vorrei sapere se furono dati degli incarichi specifici a voi catanesi e al suo gruppo in particolare in esecuzione di quella strategia deliberata ad Enna. Sì, subito si cominciò a cercare queste persone che dovevano far parte di quel gruppo che ho detto prima, possibilmente incensurate. E poi per
acquisire informazioni nel senso dove abitavano certi personaggi, in quanto a Catania subito si fecero i nomi di mettere sotto pressione, fare atti sia dimostrativi o poi in seguito sarebbero arrivate altre disposizioni, perché diciamo, per quella che mi è stato fatto capire a me, tutta questa operazione arrivavano le direttive da Palermo. E io personalmente gli disse a mio zio: allora io comincio, visto che ho la possibilità di far fare qualche telefonata al sindaco di Mister Bianco, che si era adoperato a parlare e a fare manifestazioni contro l'organizzazione del Malpassoso in particolare, ed anche contro, diciamo, l'organizzazione mafiosa. E così incaricai un ragazzo che faceva parte del mio gruppo a far fare delle telefonate di minaccia nel telefono dell'abitazione privata al sindaco di Guardo, e queste telefonate venivano rivendicate con la frase che mi era stata detta. In ultimo veniva detta: siamo quelli della Falange Armata. Quindi queste telefonate minatorie, anche quelle di cui lei si è occupato personalmente, erano chiuse dalla rivendicazione della Falange Armata? Sì. Ma glielo ricordava qualcuno? Cioè c'era qualcuno che di volta in volta le diceva di chiudere ogni volta le rivendicazioni e le minacce con questa sigla, o lei ricordava quello che le era stato detto a Pulvirenzi dopo la riunione di Enna? No, no, era stato deciso così tutte le cose che venivano fatte inerenti a quel discorso dovevano tutte essere rivendicate con quella frase. A priori, quando si faceva una cosa, poi so che a Catania si sono adoperati a fare un falso attentato alla caserma dei carabinieri, mettendo tipo un'autobomba, e è stata rivendicata sia con quella frase Falange Armata. Ma chi se n'era occupato? Il suo gruppo, o parla di cose conosciute indirettamente in relazione a questa autobomba nella caserma? No, se n'era occupato il gruppo di Catania, adesso con quale canale non lo so. Senta, ma lei ha detto... occupato il gruppo di Catania, e poi si stavano cominciando a preparare anche altre operazioni, perché poi nel frattempo sono sorti anche problemi all'interno dell'organizzazione, ci sono state delle collaborazioni, si sapeva che da lì a poco ci sarebbero state le ordinanze di custodia cautelare, e si è un po' allentato questo discorso, perché si è cercato di tamponare tutte le cose che c'erano, in particolare c'era una persona che stava collaborando del gruppo del Malpassoto che avrebbe potuto dire, però nel contempo andava avanti il discorso. Ma qua, lei prima ha detto che la direttiva, l'incarico che le fu dato era quello di cercare informazioni su personaggi pubblici per intimidazioni nei confronti di personaggi pubblici. Ci può specificare meglio quali personaggi pubblici dovevate voi mettere sotto la vostra attenzione? Che tipo di personaggi pubblici, con quali cariche, con quali funzioni? Per quanto riguarda Catania, i personaggi che erano stati individuati era stato l'avvocato Guarnera, perché era l'avvocato dei collaboratori di giustizia, era stato il sindaco Bianco, se non ricordo male anche il figlio di Claudio Fava, se non ricordo male. E sì, poi anche il figlio di Pippo Fava, forse vuole dire, Claudio, giusto? Sì, il figlio di Pippo Fava, sì, Claudio. E poi anche se capitava, che ne so, un magistrato cioè personaggi che appartenevano ad alte cariche delle istituzioni, o un graduato dell'arma dei carabinieri o della polizia, cioè si doveva fare questo qua. I nomi principali erano quelli che ho detto prima, poi se nel contempo si venivano ad acquisire informazioni anche su altri, si immagazzinavano e si usavano se da Palermo ci dicevano di sì. Quindi la decisione comunque passava sempre per una valutazione da parte dei palermitani? Sì, la valutazione era sempre fatta dai palermitani, con la consapevolezza del Santa Paola anche. Senta, ma lei quando nel marzo 92 ha appreso, come ritengo, della morte dell'onorevole Lima, ha avuto modo di commentarla con qualcuno, con Pulvirenzi o con altri? No, in particolare non l'ho commentata, anche perché non è che io avevo subito inquadrato questa cosa in
Cioè, non avevo capito cosa stava succedendo, se faceva parte di quella cosa, di quel discorso oppure no. Allora io la stessa domanda gliela faccio in relazione alla strage del 23 maggio 92, quella in cui ha perso la vita il dottore Falcone. Ha avuto modo di commentarla con Pulvirenti o con altri? Sì, quella lì sì. E in che modo la commentasse? A parte che furono dette, diciamo, delle frasi come che noi siamo forti, siamo capaci di fare, cioè delle frasi anche un po' spregevoli. E quando vogliamo noi siamo capaci di colpire, tutte queste cose così. Poi ricordo in particolare che io gli dissi, ma a mio zio gli dissi, ma zio, queste qua sono cose troppo grosse. E lui mi disse, dice, questo è solo l'inizio, ancora ne devono succedere di cose anche più grosse. Questa frase di suo zio sì. Pulvirenti, se lo ricorda con la massima precisione, gliela disse dopo Capaci e prima della strage di Via D'Amelio? È in grado di collocare questa frase di Pulvirenti nel corso del 92? Non ricordo male, me la disse dopo Capaci. Dopo Capaci. E commenti dopo il 19 luglio, dopo la strage di Via D'Amelio, sempre con suo zio Pulvirenti o con altri, ce ne sono stati? Ma soprattutto quello che mi interessa capire, sì. Voi avevate realizzato che era quella l'attuazione della strategia elaborata a Enna di cui abbiamo parlato tanto? Sì, sì, poi ci sono stati altri commenti simili e poi si è detto specificamente che faceva parte di quella strategia che si stava portando avanti, elaborata in quella riunione. Senta, sempre parlando dell'attuazione di questa strategia elaborata a Enna, lei sa se vi furono coinvolgimenti di soggetti catanesi per l'esecuzione di operazioni, chiamiamole ora genericamente, da svolgersi anche al di fuori di Catania o addirittura al di fuori della Sicilia? Lei ne ha conoscenza? Sì, sì, so che c'era, per quanto riguarda la famiglia Santa Paola, aveva dato la sua disponibilità a mettere in atto questa strategia fuori dalla Sicilia, Santo Mazzei. Essendo che Santo Mazzei aveva vissuto per tanto tempo al nord Italia, lui parlava che aveva gli appoggi e aveva modo di poter fare poter continuare questa linea, e parlava più che altro in Piemonte, in Lombardia, in Toscana. Prima di arrivare al dettaglio di questo ruolo di Santo Mazzei, ci può dire sinteticamente chi era Santo Mazzei? Perché prima lo ha menzionato, ma non ci ha detto a quale area lui fosse riconducibile. Allora io le chiedo, Santo Mazzei era affiliato a Cosa Nostra e se sì, da quando? Questo per la verità già risposto, l'aveva già allora, detto prima. Comunque, allora, cogliendo... precisi un po' meglio il ruolo di Mazzei, se ritieni, se ha altri elementi. Santo Mazzei da prima faceva parte delle organizzazioni, dei gruppi storici della criminalità organizzata catanese, ed era molto vicino noi li chiamavamo, era non molto vicino, era uno dei capi dei cosiddetti Cursoti, gruppo dei Cursoti milanesi, e per tanto tempo lui e Jimmy Miano hanno rappresentato questo ruolo. Poi, come ho già detto prima, nel 1987 io sono stato arrestato a Milano per traffico di sostanze stupefacenti, e mentre ero detenuto a Milano, nella stessa sezione con me c'era un fratello dei Mazzei, Matteo Mazzei, e suo fratello invece Santo era in una sezione speciale, perché all'epoca c'avevano un processo, un maxi processo per un blitz che c'era stato lì a Milano del gruppo dei milanesi. Mi ricordo in particolar modo che ebbe a venire su, io ero con un certo Salvatore Fiorito, detto Turi Basetta, nella stanza, ed ebbe a venire su mio cugino Salvuccio Pulvirenti con altri del gruppo del Malpassoto, e venne a portare dei soldi, soldi che vennero dati soprattutto la maggior parte a Santo Mazzei. Allora io chiedi all'epoca, gli dissi, ma come mai, se questa persona non fa parte della... cioè è contrapposta a noi e noi gli diamo i soldi? E già all'epoca Salvatore Fiorito, detto Turi Basetta, mi spiegò che vi era una strategia che Santa Paola stava cercando di azzerare un po' tutti i gruppi della malavita che vi erano a Catania, nel senso che
quelli che lui riteneva essere uomini capaci e della quale si poteva fidare, li costringeva a transitare nella sua famiglia. Gli altri invece, con una strategia, mentre che si bisticciavano tra di loro, perché a Catania c'era un po' di destabilizzazione in questi gruppi, li facevamo fuori noi. E quindi fu in questo contesto che Santo Mazzei passò dai Cursoti a Santa Paola, per capire bene, a prescindere da tutta questa ricostruzione, fu in questo contesto che Santo Mazzei fu affiliato al clan Santa Paola? Sì. Ma Santo Mazzei, non appena uscì, siccome era stato detenuto per un periodo di tempo nel carcere in Sardegna, a Bade Carros, con Luciano Liggio, era stato lo stesso Liggio a proporlo a Palermo di farlo affiliare in Cosa Nostra, a Catania. Lei ha detto che Santo Mazzei aveva riferimenti fuori dalla Sicilia. In quali regioni in particolare? Ha detto il Piemonte, le chiedo se ce ne fossero anche altre, oltre al Piemonte. Sì, in particolare c'era il Piemonte, la Lombardia e la Toscana. La Toscana. Che tipo di riferimenti aveva? Aveva interessi economici, persone che conosceva? Aveva sia interessi economici per quello che vantava lui, e poi aveva degli agganci, degli appoggi. C'erano delle persone che lui conosceva che potevano dargli degli appoggi. E lui dice: io sono in grado di poter organizzare, anche perché lui era un tipo vanitoso, voleva entrare a tutti gli effetti, perché uno che partecipa a un evento del genere all'interno di Cosa Nostra poi acquisisce un ruolo, come si dice, tipo se salisse di grado, acquisisce un ruolo di prestigio. E qual era questo ruolo che lui voleva portare avanti? Ce lo può dire con maggiore precisione? Che cosa voleva fare? Cosa proponeva di fare? Ma lui voleva avere ambiva ad avere una carica particolare all'interno della famiglia di Catania. Adesso non so se ambiva direttamente a diventare il capo, perché più volte è stato detto, parlato in confidenza con mio zio, perché non tutti vedevano di buon occhio il fatto che Santo Mazzei era stato fatto uomo d'onore e aveva assunto quel prestigio all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra della famiglia di Catania. Ma io più che altro le chiedevo, per meritare questa progressione nell'organizzazione, quale attività proponeva di fare, a quale incarico si era dichiarato disponibile, sempre nell'attuazione della strategia di cui stavamo parlando? Era dichiarato disponibile a fare un attentato in una di queste regioni che ho menzionato prima. E sa se concretamente iniziò l'attività di organizzazione di attentati in una di queste regioni? Io so che lui già ci stava lavorando, a che punto era non lo so, perché poi sono stato arrestato. Però poi successivamente io ero in carcere, vedevo che succedevano le cose, mi facevo un'idea mia personale, può essere anche un'idea sbagliata, però oggettivamente notizie precise che sia stato Tizio o sia stato Caio, non lo so. Al di là delle sue idee personali, le chiedo solo appunto conoscenze di fatto su quali operazioni stesse portando avanti in concreto Santo Mazzei, se lo sa. Santo Mazzei stava portando avanti, aveva già incaricato dei suoi ragazzi fidati la possibilità di fare un attentato in una di queste regioni. All'epoca si parlava anche di lavorare anche sulla persona del dottor Pierluigi Vigna. E sa se Mazzei concretamente, Santo Mazzei, si spostò in una delle regioni che lei ha menzionato per organizzare questa attività? Sì, lui si spostò più volte in una di queste regioni. Dove andò? So che andò a Milano, andò. Sa se è andato nel periodo temporale a cui stiamo facendo riferimento anche in Emilia-Romagna? Sì, è andato anche in Emilia-Romagna, perché lui nella Romagna più che altro, nelle Marche, aveva degli appoggi, in quanto il fratello aveva vissuto per un buon periodo durante il periodo che lui era stato in carcere lì, aveva anche delle attività lavorative. E sa se in Emilia Romagna in particolare il Mazzei sia stato raggiunto anche da mafiosi palermitani? So che in Emilia Romagna aveva incontrato un parente del Salvatore Reina, uno zio di Reina, mi sembra. Senta, vi furono degli incontri tra catanesi e palermitani successivi
alla riunione di Enna, anche se non evidentemente nella stessa composizione, per diciamo, verificare lo stato di avanzamento di questa strategia? E se sì, le chiederei, ma in parte l'ho già anticipato, da parte di quali soggetti sul versante palermitano, sul versante catanese, erano organizzati e gestiti questi contatti? I contatti con i palermitani vi erano a carattere ogni settimana, che io sappia. E anche per verificare... Non ho capito, scusa. Dico, anche per verificare a che punto era l'esecuzione di questa strategia. Sì, anche per verificare a che punto era l'esecuzione di questa strategia e anche per altre cose. E in particolar modo io posso dire di un contatto in cui subito dopo arrivai io e venni messa a corrente. Questo contatto avvenne nel gennaio 1993, subito dopo l'arresto di Dottorina, alla quale vennero a chiedere che si doveva fare un attentato nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo e se noi avevamo modo di poter agganciare il giornalista, visto che quando lui aveva partecipato a delle trasmissioni giù in Sicilia la ditta Condorelli aveva fornito, non mi ricordo se era stato lo sponsor, comunque loro sapevano che noi tramite il Cavalier Condorelli potevamo trovare il modo di poter acquisire informazioni su Maurizio Costanzo. Io ne venni subito informato dopo che i palermitani ne parlarono con mio zio e mio zio mi diede incarico unitamente a un certo Enzabella, che lavorava presso la fabbrica di Condorelli, di mettermi a disposizione dei palermitani per poter cominciare a lavorare su questo progetto. Sì, al di là di questo progetto, poi magari dopo vedremo come è andato a finire, ma non è in questo momento del tutto rilevante. Io le voglio chiedere un'altra cosa: c'è stato invece un momento in cui dai palermitani vi è arrivata una richiesta di segno contrario, cioè non di andare avanti nell'esecuzione di quella strategia, ma di fermarvi, di rallentarla? No, questo qua, proprio sulla strategia, no. Ci è arrivato una direttiva dicendo che bisognava rallentare gli omicidi, nel senso che bisognava fare soltanto ciò che era strettamente necessario e lasciare per un secondo momento, perché dovevamo fare il meno rumore possibile per essere più concentrati nell'altro progetto che si doveva portare avanti. Quindi portare avanti il progetto principale ritardando soltanto gli omicidi e diciamo, i reati dell'organizzazione, tipici dell'organizzazione. E questa direttiva in che periodo la colloca? Così completiamo anche questo argomento. Questa direttiva arriva alla fine del 92, inizi 93. Da chi vi arriva nel dettaglio, sei in grado di dirlo? Ma nel dettaglio io ne sono venuto a conoscenza che già ero stato arrestato. E me l'ha detto Marcello D'Agata, che è un altro elemento della Cosa Nostra, della famiglia Santa Paola, ed è un altro consigliere familiare. E quando glielo dice Marcello D'Agata? Marcello D'Agata me lo dice nel carcere di Bicocca di Catania. Mi dice che le cose stavano andando per da Palermo arrivavano queste notizie che le cose stavano andando per il verso giusto e che nel giro di qualche anno le cose sarebbero cambiate. Allora, approfondiamolo bene questo passaggio. Lei, innanzitutto, stiamo parlando del suo arresto del 25 marzo 93, della detenzione successiva al suo arresto del 25 marzo 93, è corretto? Sì. Lei a Catania... Il periodo preciso è la fine del 1993. Quindi, non il 1992, ma la fine del 1993 è il periodo in cui lei ha queste conversazioni in carcere con Marcello D'Agata, giusto? Sì, sì. Marcello D'Agata, quando lei ha queste conversazioni con lui, da quanto tempo era detenuto? Cioè, era stato libero poco tempo prima? È in grado di dirlo questo? Era stato latitante poco tempo prima. Era stato latitante fino a dopo? Sì. E dopo era stato arrestato ed eravamo detenuti
assieme nella carcere di Bicocca al reparto infermeria. E abbiamo avuto modo di scambiare queste parole. E lei ha detto prima che Dagata le disse che le cose si sarebbero aggiustate, ma che cosa si sarebbe aggiustato? Lui mi disse che avrebbero attenuato il 41 bis, avrebbero, lui parlava di smantellamento della legge sui collaboratori di giustizia, e sarebbero ritornati i benefici penitenziari anche per i mafiosi. Le disse come faceva a sapere queste cose, chi gliele aveva riferite? Mi disse che queste informazioni venivano direttamente dagli amici di Palermo. E queste cose che mi disse lui mi vennero dette anche da un altro affiliato al gruppo del Malpassoto, che aveva dei parenti, mi sembra, ma adesso non ricordo se era un compare o un cugino palermitano, adesso non mi ricordo come si chiamava, cioè aveva un autosalone a una rivendita di macchine, ed era questo qua era imparentato con i Pollarà di Palermo. Possibile che fosse Asero Gaetano? Asero Gaetano era mio cugino. Questa persona di Palermo invece era imparentato con Asero Gaetano, adesso non so se erano cugini, si chiamava questa persona di Palermo, adesso me la ricordo, Enzo Meli. E che cosa le disse? Che cosa le disse nel dettaglio? Ha detto discorsi simili a quelli di D'Agata, ma nel dettaglio ce li può specificare meglio? Sì, mi disse che gli amici di Palermo mandavano a dire di stare tranquilli, che le cose si stavano sistemando. Ma D'Agata le diede anche un riferimento temporale, cioè le disse anche di qui a X tempo le cose si aggiusteranno, oppure parlò genericamente di un miglioramento, di un progressivo miglioramento delle vostre condizioni? No, lui chiede una cosa generica, disse un paio d'anni, 2-3 anni, però no, esplicitamente, potevano essere 4 come 5, ha detto da qua a qualche anno le cose ritornano come prima. Però è necessario un chiarimento, fare un passo indietro e fare per un chiarimento, perché all'inizio della sua risposta, quando le ho chiesto in quale periodo era arrivata quella direttiva con cui da Palermo si diceva di rallentare gli omicidi, lei ha detto fine 92, inizio 93. Ora invece ci sta parlando di un periodo successivo alla sua detenzione, anzi poco fa ha detto fine 93. Quindi vorrei che su questo ci chiarisse un po' meglio, cioè nel senso che lei apprende a fine 93 di una direttiva che risaliva al 92, oppure si intendeva riferirsi alla fine del 93? No, io la direttiva arriva alla fine del 92, perché io ero latitante, ero. E dovevamo fare meno rumore possibile, perché la precedenza era sull'attuazione di questa. Ma arriva e le viene detto, quindi già alla fine del 92 lei viene a sapere che doveva fare meno omicidi, lei è un genere Catania, diciamo. Sì, si dovevano fare, tutti i capigruppo sono stati attenzionati che si doveva fare gli omicidi indispensabili, se non se ne poteva fare a meno, se no ritardare per non far rumore, non attirare troppo le forze dell'ordine sui reati riconducibili all'organizzazione. Ho capito, quindi già alla fine del 92 lei, come gli altri, riceve questa direttiva. Quindi poi quando parla lei dei colloqui in carcere alla fine del 93, riguarda il futuro, non più quella direttiva che era già arrivata precedentemente, è così? No, riguarda il futuro quello lì. Riguarda il futuro, va bene. Allora, pubblico ministero può procedere. Sì, grazie. E, visto che avevamo iniziato appunto questo discorso delle conversazioni in carcere con D'Agata, abbiamo visto che cosa le ha detto D'Agata sul miglioramento che ci sarebbe stato, ma D'Agata le spiegò anche per quali ragioni ci sarebbe stato questo miglioramento, cioè se era cambiata la situazione di fatto, se c'erano stati degli accordi strumentali a questo cambiamento, a questo miglioramento. D'Agata queste cose non me le precisò, anzi D'Agata ebbe a dirmi che i palermitani avevano un po' strafatto. Un attimo, che l'avvocato Emilio forse voleva... Va bene, allora andiamo avanti, ormai in effetti... Quindi D'Agata queste cose non gliele precisò, ma con D'Agata nel corso di queste conversazioni affrontaste anche discorsi di carattere politico? Glielo chiedo in questo momento genericamente. Sì, poi alla fine di tutto questo discorso D'Agata mi disse, perché il discorso non è avvenuto in una volta, noi approfittavamo dei momenti che andavamo all'aria, è venuto nell'arco di una quindicina, ventina di giorni, non di più, adesso i tempi precisi non ricordo. Mi disse che dovevo dire fuori a tutte le mie conoscenze e a tutti i miei parenti
che bisognava votare per il nuovo partito che stava da lì a poco per formarsi, il partito di Berlusconi. E anche precisamente mi disse: la nostra salvezza è Berlusconi, per dire le parole esatte che usò D'Agata. Ma D'Agata le disse che quella era una sua opinione personale, o le disse di aver ricevuto un'indicazione in tal senso, ed eventualmente da chi? No, D'Agata mi diceva sempre che erano notizie che arrivavano dagli amici di Palermo. Quindi era un'indicazione, anche questa elettorale, anche questa del voto, che arrivava dagli amici di Palermo? Sì. E allora le faccio questa domanda, che in qualche misura l'avevo fatto prima. Collegava questa indicazione elettorale in qualche modo al miglioramento delle condizioni penitenziarie e processuali di cui ha parlato prima? Sì, D'Agata sì. No. Sì, D'Agata la collegava. Sicuramente è così, effettivamente dobbiamo evitare di fare domande così. Abbiamo però introdotto entrambi i poli, chiedo solo se ci fosse un collegamento tra due cose che il collaboratore però, ha già detto. Sul contenuto, cerchi di essere un po' più preciso sul contenuto, Malvagna, di questo colloquio, di questi colloqui, questa serie di colloqui che lei in quel periodo ha avuto con D'Agata. Si riferisca a lei e poi eventualmente qualche domanda specifica allora si potrà porre. Prego. Questo qua è stato, come ho detto prima, D'Agata mi ha detto: dobbiamo dire a tutti i nostri conoscenti, alle persone, ai nostri parenti, alle cose che devono votare per Berlusconi, perché questo qua sarà la nostra salvezza. Lui usò questa espressione. E cioè, lui approfondì, le disse soltanto la nostra salvezza o si parlò specificamente di altro? No, disse soltanto questo di qua. Evitavamo di parlare perché temevamo di essere intercettati con le microspie, cioè si dicevano queste cose in frazioncine di secondo, sottovoce, tutte queste cose così, poi non si approfondivano questi discorsi. Allora, pubblico ministero può procedere.